Gli attentati terroristici di Parigi hanno lasciato il segno in tutti noi, così anche il Givi Borgo offre il suo personale omaggio alle vittime di un mondo sempre più folle. Ingresso in campo e bandiera francese salutati dalla Marsigliese e dall'applauso scrosciante e commosso del Porta Elisa. Prima dell'inizio del match col blasonato Gubbio viene osservato anche un minuto di silenzio. Tra le fila degli ogubini ospiti due vecchie conoscenze, Balistreri, ex Castelnuovo e Ferretti, lo scorso anno alla Lucchese. Fanani recupera Angeli, che ha scontato 3 giornate di squalifica, ancora fuori invece Pagano. Poi è la partita che il Givi Borgo gioca con autorità, la prima chance ce l'hanno però gli ospiti con l'ex rossonero Ferretti che batte a rete ma Lenzi respinge. Al quarto d'ora De Gorici prova dal limite ma la mira è imprecisa. Lo stesso trequartista di Fanani conclude sempre dai 18 metri dopo una bella trama ma mette fuori. Allora tenta la fortuna che il giovane russo che converge dalla sinistra e calcia forte, ma il suo tiro sibila fuori d'un soffio. Si rivedono gli umbri alla mezz'ora, Balistreri si esibisce in una bella rovesciata sul calcio d'angolo, più utile però ai fotografi che effettivamente concreta. L'ultimo sussulto del primo tempo porta la firma di Taddeucci che raccoglie un cross del rientrante Angeli e con molto coraggio cerca la conclusione al volo. Ritenta, sarai più fortunato. Ma è un Givi Borgo che fa partite e che non dispiace al cospetto di un Gubbio sornione proprio per questo pericoloso. La ripresa è avvincente, si concentra su pochi episodi. Al 20° il Gubbio fluisce di un calcio di rigore per un fallo di Mei su Bortolussi. Dagli 11 metri si presenta Daniele Ferretti, ma Lenzi è molto bravo nel respingere la conclusione dell'ex rossonero. Così il Givi Borgo riprende fiato e al 36 potrebbe passare. Dalla destra Borgia scodella in mezzo per Russo che sbuca di testa ma centra in pieno il portiere Gubino. Al 42° Gubbio in 10 per l'espulsione di Corti, doppia ammonizione per il terzino destro umbro e subito dopo la ghiotta occasione partita è per De Gori, ma il portiere del Gubbio si esalta per una parata che vale lo 0-0 finale. Un risultato che tutto sommato ci sta per quanto si è visto nell'arco dei 90 minuti, un buon punto per la squadra di Fanani che si tiene in una posizione di centro classifica, anche se la strada della salvezza è ancora molto lunga.